E qui la sofferenza è comune a tutti e non ha limiti. Tutte le differenze spariscono di fronte alla comunione di destino. Siamo in 5 figli di San Francesco, persi nella massa. Lunedì 9 aprile, verso la fine della mattinata, il treno riparte. Mentre si viaggia, la sorveglianza delle SS si allenta. Ne approfittiamo per alzarci un attimo e osare una sbirciata al paesaggio che stiamo attraversando. Nel pomeriggio, il treno si ferma nella vasta periferia di L. Le SS portano fuori dai vagoni i primi morti del viaggio e li sotterrano sommariamente sul bordo della ferrovia. Nella notte avanziamo lentamente verso est e lo stesso la mattina di martedì. Per un po' costeggiamo l'Elba, siamo ormai solo a una 50ina di chilometri da Dresda. Ma ad un tratto il treno prende la direzione sud. È probabile che l'intenzione dell'SS allora sia stata quella di portarci nel campo di concentramento di F, situato nella frontiera cecoslovacca, ma per motivi che ignoriamo hanno dovuto rinunciare a tale destinazione. In ogni caso, mercoledì mattina, 10 aprile, ci troviamo a Pilsen, in Cecoslovacchia. Sul bordo dei binari si formano immediatamente gruppi di cechi. C'è grande emozione fra questa gente alla vista delle nostre tenute a righe e dei volti cadaverici. Si mettono a buttarci del pane. Le SS rispondono a colpi di mitragliatore. Il treno avanza lentamente, passa sotto un ponte della città. La gente, accorsa, lascia cadere viveri dall'alto del ponte, nei nostri vagoni. Ci sgomitiamo per acchiappare i pezzi di pane. Ci proibiscono più che mai di alzarci, ma la fame è più forte. Il treno si ferma in una stazioncina in piena campagna, non lontano da Pilsen. E lì ci mettono su un binario morto. Alla sera ci danno qualche vettovaglia, una pagnotta ogni 10 uomini, e la giornata si conclude portando fuori i morti, il cui numero cresce ogni giorno. I cadaveri non vengono più sotterrati lungo i binari, ma stippati in grandi vagoni aperti in fondo al convoglio. Del resto sono ormai solo scheletri. Li impugnano per le braccia e per i piedi e li lanciano dentro il vagone, oltre la sponda. L'indomani, giovedì 11 aprile, il treno sta fermo tutto il giorno in questa stazioncina. La sera si portano fuori i morti. E non succede nient'altro in tutta la giornata. Il giorno dopo, lo stesso, per tutta la giornata, si aspetta senza mangiare nulla. E la sera si portano fuori i morti. La vita per noi si è
tragicamente semplificata, ci rimane un'unica occupazione: guardare gli altri morire, aspettando che venga il nostro turno.